Presidente, chi gliel'ha fatto fare di, di riscrivere la squadra? Beh, è fatto fare... Partiamo dal presupposto che è una scelta dettata più dalla società che rappresento. La Vogherese è una società che ha 101 anni quest'anno di storia e quindi quando la Lega Nazionale decide di fare un torneo barra campionato ufficiale la Vogherese è obbligata a partecipare, a prescindere da quello che è il mio pensiero, eh? Come ha vissuto questi mesi lontano dal campo e dai suoi ragazzi? Eh, insomma, manca, manca. Io sono anche molto criticato da una parte dei tifosi della Vogherese, quindi anche quelli sono mancati, perché poi ci si fa l'abitudine, il campo, i tifosi, i giocatori, mancava, mancava. Quindi poi alla fine, a prescindere dal discorso del del campionato dettato comunque dalla Lega anche personalmente il piacere oggi di stare qua in campo mi fa piacere anche se inizialmente era un po' de dell'altra pensavo diversamente quali sono gli obiettivi della squadra la salvezza noi ci dobbiamo salvare a <ride> prescindere dalle battute È una... noi, io... noi abbiamo preparato una squadra ancora con l'ingresso di giovani quindi queste 10 partite dove tutti vogliono vincere, per noi saranno partite comunque anche con una prospettiva futura. Io i ragazzi che sono venuti qua a Voghera, io ho spiegato che li prendevo, ma avevo il desiderio che loro già mi dessero delle buone idee per rimanere l'anno prossimo, se no non le avrei portate. Quindi queste 10 partite dove daremo il massimo, perché noi a Voghera abbiamo comunque l'obiettivo di andare il più in alto possibile però le prepariamo per, soprattutto per poi quella che è la stagione a venire con la speranza che finalmente si possa fare un campionato decente soprattutto e non a metà spizzi che bocconi. Iniziarlo e finirlo. Ultima domanda, che cosa sì. deve mettere in campo il Voghera? Voghera devono mettere a grinta, eh, devono uscire, ma queste sono parole che ormai dicono tutti, ma noi è quello che vogliamo soprattutto a livello di tifosi. Qui lo sanno, io sono soprattutto un tifoso, quindi quando i ragazzi escono che hanno dato tutto il risultato poi viene, viene dopo. Ma se questi ragazzi qua danno tutto ed escono al 200% il risultato viene, perché sono anche bravi oltre che, che aver voglia. Adesso la facciamo in dialetto vogherese, lo conosce? Assolutamente no, sono di Milano, devo ancora impararlo, ma lo imparerò perché ci tengo, io a Voghera sto molto bene. C'è cioè un campetino là in fondo, 2 contro 2, possessivi con le sponde, partitelline, tutti in campo breve. Tirate, fu cioè, tirate fuori questa roba, tirate fuori. Andrea, si ricomincia? Sensazioni, emozioni, voglia? Voglia tantissima. Eh, sensazioni sono buone, sono positive, i ragazzi sono carichi. E, insomma, è tutto il mondo Voghera, la piazza Voghera... Aspetta, aspetta, rientro con, eh, con impazienza, abbiamo avuto qualche qualche infortunio adesso all'inizio. Che insomma, stiamo stiamo risolvendo. Abbiamo un paio di giocatori eh, che stanno recuperando. Quindi, vediamo se sono pronti per l'11. Insomma, stiamo lavorando, stiamo lavorando tantissimo. Eh, anche il preparatore sta facendo un lavoro incredibile. Speriamo di arrivare all'11 pronti. Eh, andiamo avanti. Quando vi siete ritrovati per il primo allenamento, cosa hai detto ai ragazzi? Ho detto che, che il mondo è cambiato in questi mesi, ho detto proprio così, e quindi di aspettarsi che ognuno di noi sia cambiato. Uh, di, di non pensare di ritrovare i giocatori. Il giocatore, è anche la persona che era prima, ma di riscoprirsi uh, sul campo tutti i giorni e capire dove si hanno i limiti, e cercare di risolvere tutto qua. E fare gruppo, fare gruppo, fare gruppo in queste dieci partite. Il gruppo è fondamentale. Secondo te la cosa più importante da mettere in campo in queste dieci partite: fame. La fame, penso che in queste dieci partite. Mm, ma sì, insomma a livello tattico puoi lavorare, puoi lavorare a livello tecnico Ripeto, dopo così tanto tempo, tornare su un campo e averne così poco adesso di tempo per prepararsi Credo che solo chi ha più voglia, fame, eh, passione eh, vincerà, vincerà. L'obiettivo nostro è sempre quello di far bene eh, da lì a, a, a vincere ci sono troppi fattori. Eh, bisogna avere una rosa completa, bisogna avere, non avere infortuni, bisogna avere un po' di fortuna anche: eh, cosa che, ad esempio, nelle prime partite, anzi, nelle ultime partite prima della, del blocco della sosta, non abbiamo avuto. Eh, insomma, una serie, una miriade di fattori. Sono, questi sono ragazzi davvero tutti giovani, il più vecchio è arrivato, è arrivato l'altro ieri e ha 29 anni, per cui è tutta una, una scoperta, è tutta una scoperta. Se dovessi definire la tua squadra un animale, paragonarlo ad un animale, che animale potrebbe essere la Vogarese? Spero un leone. <ride> Riccardo, 101 anni di Vogherese e tu quando rientri? Società molto storica, sono contentissimo di giocare qua. Spero di tornare il prima possibile. Sto aspettando il risultato della risonanza e poi la visita ortopedica. Incrociamo le dita e speriamo di poter dare una mano ai compagni questa stagione. Visto la giornata calda, cosa sei venuto a fare a beccarti il Eh <ride> Come capitano devo stare sempre vicino ai miei compagni, devo sempre motivarli perché dobbiamo stare molto attenti e questo è cambiato molto difficile e già domenica prossima si riprende e non vediamo l'ora di poter dire la nostra. Che cosa hai detto ai tuoi ragazzi quando siete tornati ad allenarvi? Ho detto di goderci il momento perché è stati sei mesi fermi e non vediamo tutti ora di tornare, quindi ho detto godiamocelo, visto che abbiamo la fortuna di poter stare qua insieme e giocare lo sport più bello del mondo. Che cosa devono mettere in campo i ragazzi in queste 10 partite? I miei compagni in queste partite devono dare tutto, perché sanno quanto pesa questa maglia, sanno i tifosi quanto ci tengono, quindi devono dare tutto quello che hanno. Noi abbiamo molta fame, perché siamo una squadra molto giovane, quindi sono sicuro che risponderemo presenti anche quest'anno. Quando vi siete ritrovati in campo per l'allenamento, che cosa vi siete detti? Sembrava strano perché dopo sei mesi di lontananza dal campo perdi un po' le sensazioni, eccetera. però comunque sono bastati pochi giorni per rimetterci in pista e adesso siamo qua che ci stiamo allenando, pronti per affrontare questo mini campionato e siamo carichi. Secondo te qual è la cosa più importante da mettere in campo dopo un periodo di così forzata inattività? Ma sicuramente una cosa su cui bisognerà puntare fortemente sarà la condizione atletica perché dopo sei mesi di inattività le squadre dovranno rodarsi e sarà complicato, quindi sicuramente quello. Poi vabbè, dal punto di vista tecnico sta le abilità dei singoli giocatori, però ripeto dopo sei mesi la condizione fisica è la cosa che più inciderà ecco. Secondo me gli avversari più temibili siamo noi stessi perché se noi riusciamo a superare i nostri limiti non dobbiamo avere paura di nessuno.